È una presa per i fondelli il fatto che dica che ha abolito i co-co-pro, i co-co-co. Perché se tu, come ha fatto Renzi, prendi il contratto a tempo indeterminato e lo fai diventare determinato, a quello che era determinato togli tutte le garanzie, è logico che il contratto più precario non ti serve più, perché è diventato così quello immediatamente precedente. La verità è che con questo meccanismo non ci sarà più nessuna persona, nessun giovane in Italia che avrà la possibilità di accedere ad un mutuo. Lo vedremo tra un anno gli effetti di questo Jobs Act. Un Jobs Act che non serve alle imprese, che non crea nuovi posti di lavoro, che serve soltanto a qualche azienda per venire qua, sfruttare, prendersi fondi pubblici e andarsene. E qualcuno già critica anche le nuove liberalizzazioni. Con Livorno, dove il Movimento 5 Stelle ha organizzato la prima tappa del tour dei comuni contro i tagli del governo, e siamo con Chiara Caleo, con il sindaco della città Filippo Nogarin, con Luigi Di Maio che è esponente del Movimento 5 Stelle, ovviamente vicepresidente della Camera, e al quale però io devo subito chiedere alcune precisazioni. L'abbiamo sentita in prima parte di telegiornale rispondere in merito al Jobs Act. Sostanzialmente voi dite con queste tutele crescenti il governo cambia nome a contratti precari, però a parte l'opposizione e fa il suo mestiere, anche Confindustria è molto soddisfatta. Si dice che il mercato del lavoro adesso sia più moderno. Poco fa il ministro della pubblica amministrazione Madia ha detto: dopo 20 anni finalmente si riesce a riformare il mercato del lavoro in Italia. Voi che siete un movimento che si è presentato come moderno, non pensate che difendere il vecchio articolo 18 sia una cosa che anche i vostri elettori possano faticare a capire oggi? Guardi, la risposta se l'è data da solo, perché se lei mi dice che Confindustria è contenta e il ministro Madia sono contenti, vuol dire che sono contente quelle lobby che oggi il governo sta favorendo. Io vorrei togliere dal dibattito, portare fuori dal dibattito maggioranza e opposizione le imprese. Lei vada a parlare con le piccole e medie imprese, quelle lì che oggi sono fuori dalle rappresentanze sindacali, che ogni giorno come imprenditori pagano prima gli stipendi ai loro operai e poi a se stessi. Il 95% del nostro tessuto economico sono piccole e medie imprese. Li vada a chiedere se traggono qualche giovamento. E poi un'altra cosa, chieda ai cittadini se sono contenti che il contratto a tempo indeterminato diventa precario e quello a tempo determinato perde le tutele. A quel punto ovviamente i co-co-pro e i co-co-co possono essere aboliti perché non servono più a niente, perché sostituiti da contratti che prima erano più sicuri e adesso meno sicuri. E io rimando, risentiamoci tra un anno e vediamo quanti giovani con il Jobs Act riusciranno ad accendere un mutuo per crearsi una vita, o quanti giovani avranno più stabilità o meno stabilità. Ma questo è un dato di fatto. Noi la settimana prossima facciamo partire 1000 imprese con 10 milioni di euro dei nostri stipendi tagliati. Renzi risponde alla crisi delle aziende creando dei contratti ancora più precari. Ma non c'è bisogno dei sindacati e non c'è bisogno di Confindustria, basta chiedere ai cittadini per strada come si troveranno dopo questa misura, e basta aspettare quando entrerà in vigore. C'è un altro tema, ed è il tema diciamo di oggi qui a Livorno, perché i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono venuti qua per presentare una mozione e chiedere che venga allentato il patto di stabilità. Chiediamo quindi al sindaco di Livorno Filippo Nogarin quali sono le problematiche del suo municipio. Ma sono le problematiche che hanno purtroppo molti comuni, e che questo continuo tagliare le risorse ai comuni ci costringe o a ritoccare le tasse, quindi ad aumentare la pressione fiscale sul cittadino, oppure tagliare i servizi essenziali. Questa è una forbice che ormai è diventata insostenibile, siamo diventati gabellieri dello Stato e a questa cosa ci ribelliamo. Se il governo non sarà capace di ascoltare questo grido di dolore che arriva dagli enti locali, credo che prima proveremo civilmente a portare questa mozione, successivamente saranno le piazze a chiedere conto al governo per questo comportamento e per questa politica che è assolutamente insostenibile.
vicepresidente Di Maio prima ha detto a noi giornalisti, i sindaci sono stati fregati da un ex sindaco, ma è su un'altra questione che invece la voglio interpellare, in vista anche delle prossime elezioni regionali. Il Movimento 5 Stelle sta perdendo un po' la PIL con il suo elettorato, anche questa iniziativa che si è svolta qui a Livorno ha forse raccolto meno successo di quanto si poteva pensare qualche mese fa, perché ricordiamo che Nogarina ha avuto un successo straordinario con la sua elezione a sindaco ed ha sconfitto 70 anni di governo di sinistra, è stata una vittoria clamorosa. Di Maio. Prima di tutto diciamoci che, e ribadiamolo questo concetto, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che è andato a fare il Presidente del Consiglio dicendo di voler fare il Sindaco d'Italia. Quando è arrivato a Palazzo Chigi la prima cosa che ha fatto è tagliare i fondi ai sindaci italiani, mettendo, quando si parla di patto di stabilità, molte persone magari non capiscono, ma il concetto è: se tu oggi tagli a regioni e comuni, tagli ai posti letto in ospedale, tagli ai servizi essenziali e fai aumentare le tasse locali. Quindi il 50% dei tagli è la legge di Renzi, di stabilità di Renzi, ha tagliato agli enti locali, che adesso aumentano le tasse, e lui con quei soldi che ha risparmiato, che non manda più ai comuni, dice di aver tagliato le tasse a livello nazionale. È una presa in giro clamorosa. Detto questo, oggi qui in questo teatro abbiamo incontrato le parti della città in crisi e sono contento che non fossero tantissime, migliaia di persone, ma le vertenze principali che erano qui le abbiamo portate qui perché non avevamo modo di fare il giro di tutti i cantieri. Questo non era un comizio, noi oggi abbiamo messo a disposizione la città di Livorno e delle altre 9 città che noi governiamo con i nostri sindaci, parlamentari europei, parlamentari italiani, per risolvere i problemi. Ma lei non ha la sensazione che c'è comunque un elettorato da riconquistare? Ma io non ho mai ragionato in termini di elettorato, io ragiono nei termini specifici, sono eletto in Parlamento, come posso essere utile ai cittadini, e se ci sono persone che mi chiedono aiuto, io le aiuto. Detto questo, lei prima parlava delle regionali, ognuno dei nostri che entrerà in consiglio regionale sarà uno in meno dei loro a metà prezzo, perché i nostri si riducono a metà lo stipendio. Gli stipendi che si tagliano li mettono in un fondo per far partire posti di lavoro e nuove imprese. Questa è la politica che porteremo avanti nelle regioni e spero riusciremo ad avere la prima regione a 5 stelle, perché è un microstato una regione, e una regione ci permette di far capire ancora meglio, più di quanto stiano facendo i nostri sindaci, come si può governare un paese con il Movimento 5 Stelle. Quale sarà secondo lei la regione 5 stelle? No, non faccio scommesse per etica personale. Anche perché le ultime. Bene, ringraziamo il sindaco Nogarini e anche il vicepresidente Di Maio, la linea tornare allo studio. Grazie, grazie. E chissà se Antonella Rampino, giornalista della Stampa.